Il San Nicolò continua a sparare a salve, per la sesta settimana consecutiva manca l'appuntamento coi tre punti. E dire che contro l'Agnonese quasi tutti i nuovi sono in campo, a partire da quell'Andrea Bucchi che torna a ricalcare il terreno di gioco del Bonolis che è stato suo per 4 stagioni. Eppure i nuovi sembrano dare subito la scossa desiderata. Nemmeno 2 minuti e il calcio di punizione di Chiacchiarelli è telecomandato all'incrocio dei pali. Mancini deve arrendersi alla traiettoria disegnata dall'ex fan al primo gol dopo il suo ritorno in biancazzurro. Il San Nicolò prende inevitabilmente il pallino del gioco, ma sembra non voler o non saper affondare alla ricerca del gol della sicurezza. E così, dopo mezz'ora di nulla assoluto, al 32esimo arriva inaspettato il pari molisano. Marolda è bravo a liberare il sinistro, Calore potrebbe fare di più, ma la sfera gli passa sotto le braccia e si infila in rete. In più Terrenzio si fa male ed Epifani è costretto ad inserire Brighi, ma per la rete del nuovo vantaggio basta aspettare pochissimo, perché Chiacchiarelli, da piazzato al 37esimo, costringe Mancino alla deviazione in corner con l'ausilio del palo e dalla bandierina il suo invito e coi tempi giusti per la testata di Alessandro Rapino, che anticipa tutti e realizza il suo secondo sigillo in campionato. La strada a questo punto sembra farsi in discesa per i padroni di casa. Sul finire di frazione Bucchi prova la staffilata Mancina, fuori di poco, prima della discesa di Massetti che impegna ancora una volta Mancino in angolo. E dalla bandierina spunta la testa di Casolla, che non è un gigante, ma riesce comunque a prendere il tempo a tutti centrando la traversa molisana. Agnonese che in apertura di ripresa ci prova, con la testata da corner sempre del solito Tommaso Marolda, centrale che non crea problemi a Calore, così come invece accade al 59esimo, quando l'invito di Guida per la punta è preciso, Marolda, pressoché immarcabile col Mancino di prima intenzione, batte l'estremo difensore biancazzurro per la nuova parità 2-2. Epifani ricorre all'artiglieria pesante, fuori De Santis e Casolla per Merlonghi e Moretti, con Chiacchiarelli che scala a centrocampo accanto a Donatangelo, ma le cose, nonostante il destro sempre di Chiacchiarelli al 66esimo centrale, non sembrano migliorare granché. I collegamenti tra i reparti non sono più quelli di qualche settimana fa, così come il meccanismo perfetto ammirato fino al 1° novembre, 5-1 al Fano. E allora servirebbe la giocata individuale, Merlonghi su punizione quasi perfetto, quasi, perché il secondo legno di giornata sputa in campo la sua traiettoria. Insomma, anche la fortuna pare voltare le spalle ai biancazzurri. La beffa invece potrebbe materializzarsi all'84esimo, quando la staffilata dalla distanza di Di Lollo per poco non sorprende Calore, che ha un riflesso felino innanzi al corner, la sfera velenosa del centrocampista agnonese. Il finale è tutto di marca biancazzurra, i molisani difendono per poi ripartire, ma ci riescono quasi mai, e così l'idea di assedio conclusivo del San Nicolò si riduce a un possesso palla insistito, senza però trovare lo sbocco conclusivo. L'ultima emozione, la più grande però, è al 92esimo, col triangolo tra Merlonghi e Bucchi chiuso dall'esterno, che da posizione ottima spara clamorosamente alto sopra la traversa. Finisce dunque col terzo pareggio interno di fila per il San Nicolò, alla sesta partita senza vittorie, e domenica si chiude un 2015, comunque molto positivo, con la trasferta più dura sul campo della capolista San Benedettese. Ma se Epifani, quel 1° novembre contro il Fano comincia a diventare una specie di maledizione, l'ultima vittoria in campionato. Ma è vero, è vero. E purtroppo stiamo attraversando questo momento difficile sotto l'aspetto del risultato della vittoria, perché la squadra, credo che nelle partite precedenti, a parte la Milanina, ha fatto sempre delle buone prestazioni. Oggi sapevo che una partita era difficilissima, perché più che altro a livello mentale, e credo che abbiamo fatto tutto noi, perché abbiamo sbagliato dei gol incredibili, abbiamo preso 3 pali e abbiamo fatto 2 grosse ingenuità sui gol. Quindi quando regali 2 gol a una squadra avversaria è difficile vincere partite. Però probabilmente anche una cattiva gestione, perché siete stati subito in vantaggio, poi di nuovo in vantaggio. Ma gestione, siamo rientrati il secondo tempo e pensavo che facevamo, che riusciamo a fare il terzo gol, invece su una palla nostra abbiamo perso palla, abbiamo perso il 2-2, poi abbiamo cercato di recuperare, di tornare in vantaggio, purtroppo abbiamo avuto quell'occasione clamorosa alla fine che era importante, perché ci dava una vittoria e magari ci sbloccava a livello mentale, perché in questo momento credo che la squadra è un pochettino bloccata, più che altro per la paura di tornare a vincere, anche se è un paradosso. Però dobbiamo adesso continuare a lavorare, dobbiamo pensare a migliorare sicuramente, perché nell'ultimo periodo abbiamo fatto meno di quello che sappiamo fare. E gli ho detto ai ragazzi, stare a testa alta e lavorare, perché solo il lavoro ci porterà a rifare una vittoria. Domenica si va a San Benedetto, ma questo San Nicolò comincia a dover guardare gli specchietti retrovisori.
Ma io lo guardavo pure quando eravamo secondi a un punto della San Benettese. Abbiamo 24 punti, ce l'ho in andata. Abbiamo una partita a giocare a San Benedetto che non è scontata, perché ce l'andiamo a giocare. E quindi vediamo un po' come giriamo al girone andata, e poi sicuramente il girone di ritorno sarà tutto un altro girone di ritorno, perché poi ci sono le vacanze, si ripartirà, potremo lavorare durante le feste, quindi possiamo rimettere un po' di benzina nelle gambe.